Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Io sono Barbara Conti e il mio blog si chiama Fantasia in Cucina. Oggi vi porto a scoprire una ricetta legata al Natale ravvisato, un sfoglio con la ricotta e la salsiccia. Setacciate la farina. Fate un buco al centro e aggiungete le uova. Amalgamate bene. Aggiungete il lievito. Sciogliete il lievito con un po' d'acqua tiepida. Aggiungete un pizzico di sale. Lavorate l'impasto finché non diventa liscio ed omogeneo. Fate una croce sul panetto. Coprite l'impasto e fate lievitare per circa 2 ore. Dividete l'impasto in 4 parti uguali. Stendete l'impasto con il mattarello in modo che diventi una sfoglia sottile. Ripetete l'operazione per ogni panetto. Spennellate l'intera superficie della sfoglia con lo strutto già sciolto. Ripiegate la sfoglia in strisce di circa 2 cm. Spennellate ogni lato con lo strutto. Arrotolate la striscia di pasta per ottenere una chiocciola. Mettete a riposare finché lo strutto non diventa solido, meglio se in frigo. Riprendete l'impasto e tagliatelo in 2, orizzontalmente, in 3/4 e 1/4. Stendete le 2 parti, procedendo dal centro verso le estremità. Aggiungete la ricotta lasciando 2 cm di bordo. Insaporite con sale e pepe. Aggiungete la salsiccia già liberata dal budello e spezzettata. Coprite la superficie con un altro strato di pasta. Spennellate con il latte e l'uovo. Cuocete in forno in modalità ventilata a 200 gradi per circa 40 minuti. Buon appetito!